Ciao a tutti, sono Erasmo Ferrulli, sono un candidato consigliere comunale con la lista UDC con Antonello La Terza, candidato sindaco. Sono qui con Giovanni D'Ambrosio, socio fondatore dell'associazione Orme, associazione molto attiva per il discorso bike sul territorio. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. La nostra associazione si interessa di escursionismo sul territorio con il mezzo più ecocompatibile per eccellenza che è la mountain bike, la bicicletta. Però noi ci rendiamo conto che per dare la possibilità a tutti di fruire delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del nostro territorio è necessario dei supporti, sono necessari dei supporti logistici e anche per quanto riguarda la viabilità. E i problemi, diciamo, iniziano sia dal centro urbano andando verso l'esterno, che possono riguardare appunto il traffico, possono riguardare anche il dissesto di alcune strade per la fruibilità in generale della popolazione, e per questo noi sollecitiamo i futuri amministratori, cittadini, perché sono sempre cittadini, a prendere in esame questa problematica, con il nostro supporto e con i nostri suggerimenti, dare la possibilità a tutti i cittadini, ma soprattutto ai turisti che vengono da fuori, di godere delle nostre bellezze, del nostro territorio, sia a piedi, a cavallo o in mountain bike. Giovanni, ci puoi mostrare tutto ciò? Certamente, noi ci avviamo dal centro urbano, dove già dal centro urbano iniziano, diciamo, alcuni reperti archeologici, e ci avviamo appunto verso il nostro territorio ricco di questi siti. Bene, possiamo Grazie. avviarci. Sarebbe opportuno proteggere questa strada per chi va a piedi, in bicicletta e anche a cavallo, con eventuali provvedimenti quali alleggerire il traffico, controllare la velocità, tenere in ordine i marciapiedi, ripristinare la segnaletica verticale e orizzontale e quindi gli attraversamenti stradali, possibilmente è auspicabile una pista ciclabile in cui i cittadini possono dirigersi verso i siti di cui abbiamo parlato. Un'idea per decongestionare il traffico su Via Vecchia Boncamino potrebbe essere quella di sfruttare questa strada sterrata in maniera tale da orientare tutto il traffico pesante verso la zona produttiva artigianale di Via Grotta Formica, passandola totalmente al di qua della cinta urbana e permettendo appunto, nel tratto che abbiamo fatto precedentemente, ai pedoni, ai ciclisti e ai fedeli di poter viaggiare con maggiore tranquillità. Il percorso ciclabile in questo punto avrebbe una biforcazione, l'una che va verso il santuario del Boncammino e anche verso l'uomo di Altamura e il Pulo, e poi eventualmente verso questa strada denominata Lama Lunga, che va anche questa verso l'uomo di Altamura, e dove incontreremo un vero e proprio percorso naturalistico lungo appunto una lama, con le dune murgiane a destra e a sinistra a far da cornice al percorso. All'orizzonte il profilo delle murge solcate dalla lama, che è un fenomeno carsico dovuto all'erosione delle acque, un fenomeno che si può vedere all'aperto. Invece ci sono altri fenomeni, epigei, cioè sottoterra, che costituiscono appunto le grotte carsiche. In una di queste appunto è stato trovato l'uomo di Altamura. Un'altra grotta carsica è la Grotta della Capra, chiamata così perché fino a poco tempo fa era adibita al ricovero di bestiame. Altra piaga purtroppo è l'abbandono di rifiuti di ogni genere, questa piaga che affligge il nostro territorio. In questo noi come associazioni saremmo anche disponibili, insieme con i futuri amministratori, da volontari, a ripulire il nostro territorio dei rifiuti, ma soprattutto a sensibilizzare i cittadini al rispetto del territorio.